La natura è in pericolo. Le montagne da sempre danno acqua, aria pura, terra e rifugio agli animali e agli uomini che da milioni di anni nascono, crescono e muoiono sul nostro pianeta. Un brutto giorno, però, in una valle meravigliosa, ricca d'alberi, fiori, acqua, dove gli uccellini cantano in coro, i cervi e i leprotti mangiano l'erba, i cervi corrono felici e le volpi sono in cerca di cibo. L'acqua e la scheggia arriva con una notizia. Raduna tutti gli animali per dire di aver sentito che gli uomini hanno intenzione di bucare la pancia delle montagne. Il saggio vecchio orso Bruno Teddy corre subito dalle montagne per dare loro la triste notizia. Non ridete più, perché al più presto faranno un grande buco nella pancia. Le montagne si spaventano e iniziano a piangere perché sanno che scavando sentirebbero troppo male e da loro uscirebbero polveri molto pericolose e dannose per tutti. Infatti tutto sembra spaventoso e ancora di più quando una mattina gli animali vengono improvvisamente svegliati da rumori molto forti perché gli uomini stanno trasportando strane macchine. I mali escogitano un piano per agire nella notte, si dividono in due gruppi e al calare del sole i castori, i conigli e gli scoiattoli rosicchiano i macchinari. Le talpe, i topi e gli orsi fanno franare la terra dove vengono scavati i buchi. Al mattino seguente i lavori non potranno partire. Gli uomini aggiustano le macchine e ricominciano a scavare, ma il giorno successivo è di nuovo tutto da capo. Le cose vanno così per oltre un mese, tanto che gli uomini si stufano e rinunciano a bucare le montagne. Gli animali felici per la vittoria festeggiano tutti insieme vicino alle montagne. Noi bambini, come gli animali, sentiamo le montagne e vorremmo che non venissero bucate, perché con quei soldi potremmo avere le case per tutti, le scuole più belle, cibo e farmaci per tutti i poveri del mondo.